tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale con un nuovo video. Oggi è venerdì e ho intenzione di farvi vedere più o meno il venerdì quello che io, diciamo, la mia organizzazione. Allora, premesso che io il venerdì devo dare una sistemata un po' in giro in generale, quindi riguardare se c'è da pulire qualcosa, spassare l'aspirapolvere, insomma, tutto quello che è. Come posso dirvi, cioè io pulendo il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì la casa tutti i giorni perché ogni giorno c'è da fare, il venerdì vado semplicemente a riguardare se c'è qualcosa da fare. Quindi a parte fare i letti, che quelli ora io li ho già fatti, quindi li vedrete già sistemati, mettere a posto la lavastoviglie, rimettere le robe nella lavastoviglie, quelle sono cose che io faccio tutti i giorni di default. Il venerdì invece vado a dare un'occhiata su tutti i piani, quindi parto dalla cima e arrivo giù e in pratica vado a passare l'aspirapolvere ovunque. Spolvero nei punti dove vedo che magari si è accumulato un po' più di polvere e poi vado a pulire i bagni se nel caso vedo che il bagno è un po' sporco. O aggiungo se c'è da fare, che ne so, se ci sono da fare i vetri, cioè dove trovo sporco e approfitto a fare in pratica un po' così. Quindi la mia organizzazione del venerdì è questa. Riprendo un po' tutto da cima a fondo, ovviamente non bene, ma do proprio una pulita perché poi dopo io il sabato e la domenica non riesco a pulire o a stargli dietro, perché io il sabato mi dedico al catechismo la mattina con Federico, perché do anche una mano a fare il catechismo, non lo faccio io, però sto lì e faccio, diciamo, la compresenza con la catechista, perché ha bisogno di qualcuno che gli faccia, diciamo, gli dia una mano, ecco, perché sono bambini comunque piccoli. E poi dopo il pomeriggio ci dedichiamo ai compiti e io tendenzialmente il sabato o la domenica tendo sempre a preparare da mangiare, quindi pranzi un pochino più elaborati, le cene un pochino più elaborate rispetto alla settimana, che sono sempre di corsa. La domenica sì, mi rilasso un pochino, quindi diciamo che dedico poco alle pulizie, poi lunedì riparto con diciamo le solite pulizie, quindi da cima a fondo, quindi lavare, spazzare. E niente, quindi oggi vi voglio far vedere un po' la mia organizzazione del venerdì. Allora, intanto ci metto pochissimo comunque ad organizzarmi e pulire un po' tutta la casa, perché non sto a spolverare tutto, do una sistemata, come dicevo prima, giusto una spolverata dove ce n'è bisogno. E oggi ho avuto da fare delle commissioni, quindi sono stata fuori casa, però appena sono tornata ho messo subito a fare il pane, quindi il pane è già pronto, ora giro la telecamera e vi faccio vedere che è già nel tegame e devo infornarlo, perché il venerdì ho da fare anche il pane. Solitamente lo faccio il lunedì e il venerdì. Ora giro la telecamera e ve lo faccio vedere. Eccolo qui il pane. Ora andiamo al forno. Ora devo aprire il forno, aspettate un po'. Mettiamo, no, qui a questo. Ora io inforno il pane e poi, una volta infornato il pane, inizio a darmi da fare, a pulire. Ora vi devo far vedere una cosa. Eccomi, sono sempre qua. Allora, volevo aggiungere una cosina a proposito del pane. Quando io lo faccio 2 volte a settimana, a volte anche tre, però il più delle volte 2 volte a settimana, diciamo che mi dura dai 3 ai 4 giorni. E il mio segreto è questo, che probabilmente non so se voi lo fate già, però io con il mio pane fatto in casa a me dura anche 5 giorni. Quindi io solitamente il venerdì, sabato e domenica il pane va via, quindi una pagnottella, questi saranno quasi 1 chilo, va via come nulla. Quindi il lunedì io poi lo faccio per la settimana, perché noi si mangia 1 o 2 fette, ora bisogna vedere quanto se ne mangia. Però questo qui io cosa faccio? Una volta che l'ho preparato, lo lascio completamente raffreddare. E poi, quando l'ho fatto raffreddare, prendo un canovaccio che uso solo ed esclusivamente per il pane e per evitare
Vi spiego perché solo ed esclusivamente per il pane, perché quando voi andate a lavarlo con i detersivi prende l'odore di detersivo e magari anche il pane dopo prende quell'odore di ammorbidente. Quindi io che faccio? Uso un unico strofinaccio sempre e vado, quando devo rifare il pane, il giorno prima, lo vado a lavare con acqua e bicarbonato. O acqua e un pizzichino di aceto o acqua, insomma, faccio bollire l'acqua in un tegame e vado a metterci lo strofinaccio e lo lavo con l'acqua dentro il tegame. Quindi faccio bollire, metto acqua fredda, un po' di bicarbonato e lo strofinaccio e lascio che l'acqua arriva a bollore. Dal momento che è arrivata a bollore, poi spengo tutto, lascio raffreddare e sciacquo. Quindi non uso detersivi perché ho proprio la paura che il pane prenda l'odore dell'ammorbidente o del detersivo. E quindi nulla. Poi io quello lo uso, come dicevo prima, solo ed esclusivamente per il pane. Quindi il mio strofinaccio è quello. Anche se non verrà pulito perché magari rimane, che ne so, l'alone scuro del pane. Non importa, tanto voi lo userete solo ed esclusivamente per il pane. Quindi niente di che. Allora, detto questo, ora mettiamoci all'opera. Ci tenevo a dirvelo perché a me il pane ormai non lo compro più e mi dura veramente tanto. Noi siamo soddisfatti di questo modo di, diciamo, di conservare il pane e poi alla fine anche il quinto giorno si può tagliare e fare le bruschette. E se uno vuole far riprendere il pane, lo può ributtare in forno tranquillamente. Lo lascia un po' scaldare. Quando si è scaldato, il pane è come se non è mai stato secco. Quindi questi sono segreti che io piano piano li ho vissuti in prima persona, perché quando ho avuto il pane che era duro, ho provato a rimetterlo nel forno anche dopo 4-5 giorni. Rimettendolo nel forno, il pane si riprende un pochino, insomma, diventa di nuovo morbido. Provate e poi fatemi sapere. Comunque, ora bando alle ciance, mettiamoci al lavoro e andiamo a dare una sistemata un po' dal piano su fino a giù. Ok, vai. Ecco qua, nel frattempo mi si è cotto il pane e niente, ora lo... Allora, questo è il canovaccio. Io una volta che... Questo è il suo, quindi infatti se vedete io l'ho lavato, questo è lavato, però ha questi, diciamo, all'interno, ha un po' un po'... Vedete le macchie proprio del pane, non è che vengono via. E nonostante io lo faccia bollire, però vabbè. E questo in pratica è lo strofinaccio. Io cosa faccio? Così com'è, lo metto qui quando è freddo, ovviamente, e poi lo avvolgo. Lo avvolgo e lo lascio così com'è fino a che lo devo utilizzare. Lo metto in forno freddo, tutto freddo, e lo metto, lo apro quando ce l'ho da utilizzare, taglio e poi lo rimetto sempre qui. Quindi niente, bisogna solo avere un po'. Poi ovvio, vedete, si sporca di farina, ma quello, guardate, vedete, è normale. Quindi poi questa, magari questo marroncino qui con i lavaggi ci sta anche che non vada via, ma tanto se lo usate solo per il pane, che problema c'è? Insomma, è per lui e basta. Poi magari un'altra volta vi faccio vedere come lo vado a lavare, così almeno se volete utilizzare uno strofinaccio è semplice, eh? Acqua, bicarbonato, bollire nella pentola e via. Poi sciacquare e basta, senza farlo asciugare o in un'asciugatrice o al vento, insomma, un po' uno fa un po' come vuole. Ok, ora mettiamoci al lavoro.
Allora, giusto che ci sono, vi dico, ho comprato da Lidl, le ho trovate settimana scorsa, la candeggina in pastiglie, facile e pratico, in pratica va benissimo, sono 32 pastiglie, va benissimo per lavare il pavimento, lavare i sanitari, mettere dentro il, non so se si vede, dentro il water. E anche addirittura nella lavatrice per lavare le robe. Io l'ho preso che il mio scopo è quello di andare a mettere la pastiglia direttamente dentro il water. Guardate, si vede? Sono pastigliette. Io ora questa la vado a mettere direttamente nel water. Ce ne sono 32 ed è comoda perché la lascio lì fino a che non si scioglie. Lo faccio in tutti e tre i bagni. Ora la vado a mettere. Ok. E proseguiamo con le pulizie.
Eccomi qua, sono in camera da letto, il pavimento me lo lava lui, almeno qui nei piani delle camere. Io ho finito di fare tutto quello che dovevo fare e niente, c'è solo da finire di lavare il pavimento qui, quindi fa tutto lui, spazza e lava. Io sono riuscita a fare anche i vetri perché non erano messi proprio bene e in un'ora e mezza sono riuscita a riprendere un po' la casa e quindi a pulire un po' così grossolanamente. Giusto per riprendere insomma un po' lo sporco. Ho un fiatone perché sono scesa e sono risalita, ho portato giù tutta la roba che non mi serviva e quindi niente, ho finito di lavare il pavimento, dopo tanto lei va a posto, io invece ora vado a prendere Federico perché sono quasi le 4. Stamattina ve l'ho detto, non sono riuscita, di solito faccio tutto la mattina, però oggi non ci sono riuscita perché ho avuto delle commissioni da fare. E quindi niente, il bagno come avete visto l'ho già lavato con l'aspirapolvere, ho fatto prima e niente, quindi questa è la mia pulizia, diciamo, la mia organizzazione della pulizia del venerdì per cercare di tenere un po' pulita la casa per il fine settimana, quindi diciamo una cosa molto sbrigativa, non mi ci metto lì a fare più di tanto. E niente, e a questo punto vi saluto con un grandissimo abbraccio, un grande bacio. Ciao da Cecilia, al prossimo video.